Bentornati nel mio canale. Oggi facciamo insieme delle zucchine sott'olio. Come vedete gli ingredienti sono pochissimi. Sono sicura che anche questa ricetta vi piacerà tantissimo. Ve l'elenco lo stesso, però dopo in descrizione vi lascio tutto scritto. Ci vorranno delle zucchine, del sale grosso o fino, dell'aceto, un barattolo di vetro con il coperchio e un supporto di plastica oppure un peso da poter mettere quando finiamo di riempire il nostro barattolo. Ora laviamo le due zucchine, tagliamo le due estremità e le asciughiamo per bene. Quando abbiamo finito di lavare le zucchine, andiamo a tagliare le due estremità e le andiamo a asciugare benissimo. Dobbiamo togliere tutta l'acqua. Adesso le andiamo a tagliare a metà, poi all'altra metà e andiamo a fare delle piccole striscioline in questo modo. Tagliamo di nuovo e le andiamo a fare così piccole e le andiamo a mettere nel vasetto di vetro. Quando abbiamo messo le prime zucchine, gli mettiamo un po' di sale grosso e qualche goccia di aceto e facciamo così con tutte le zucchine. Aggiungo un altro po' di sale, un altro po' di aceto e continuo così fino a quando non finiscono le zucchine. Come vedete, anche questa ricetta che vi sto presentando oggi è facilissima. Ho appena finito di mettere tutte le zucchine nel barattolo di vetro, gli aggiungo un altro po' di sale, aceto e dopo gli possiamo mettere un peso oppure questi supporti di plastica che si trovano nelle ferramenta. Lo andiamo a mettere sopra in questo modo, mettiamo il coperchio e li facciamo stare per 12 ore. Anche se sono di più di 12 ore non succede nulla. Sono passate più di 12 ore da quando ho messo le zucchine con aceto e sale. Adesso prendiamo una ciotola della menta, aglio fresco e del peperoncino e naturalmente un barattolo di vetro dove andremo a mettere le nostre zucchine. Prima di andare a mettere le zucchine sott'olio, prendiamo uno schiacciapatate e andiamo a schiacciare tutte le zucchine, facciamo fuoriuscire l'aceto e il sale. Dopodiché li andiamo a mettere tutti nella ciotola e andiamo a mescolare con menta, aglio e peperoncino. Ho messo la zucchina nello schiacciapatate e adesso vado a premere e fare uscire tutto l'aceto e il sale. Ho appena finito di strizzare le nostre zucchine, ho messo poco aglio fresco, adesso aggiungo un po' di menta. Il peperoncino fresco oppure quello secco è a piacere se lo volete. Io ne metto uno piccolino.
gli metto un po' di olio di oliva e vado a mescolare. Possono essere consumate subito oppure le mettiamo in un barattolo di vetro e le possiamo conservare per una scorta invernale. Adesso sto mescolando. Prendo un vasetto di vetro, gli metto un altro po' di menta così dà sempre quel profumo meraviglioso e vado a mettere la nostra zucchina. Quando abbiamo finito di sistemare la nostra zucchina nel vasetto, io gli aggiungo un altro po' di menta sopra, anche una foglia va bene, e gli vado a mettere dell'olio di semi che li fa mantenere più bianche, non si inzuppano assai di olio, invece con l'olio di oliva si impregnano molto di più. Vado a mettere l'olio fino all'orlo. Faccio fuoriuscire l'aria in questo modo. Come vedete, all'interno sopra non c'è olio. Aggiungo altro olio adesso. Aspettiamo per qualche ora per vedere se l'olio scende ancora. Se non è sceso, possiamo mettere il coperchio e lo possiamo conservare in una parte asciutta. Queste sono le zucchine sott'olio che ho preparato qualche settimana fa. Come vedete sono ancora bianche e sono anche croccanti. Spero che anche questa piccola ricetta vi sia piaciuta. Continuate a seguirmi sul mio canale Cucina Insieme Elvira. Ciao!